Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Mamma! Esagerati! Che caldo. Mamma mia. Me la sono ballata tutta cheek to cheek con Diego. Come allungava le mani. Quelle mani furbette. Quella zona pelvica e quelle mani. No, non oggi, dai. Non oggi. No, non viene. Dai, sigla. Progetti d'amore. Allora ragazzi, preparatevi bene perché tu stai mettendo i messaggi di M2O, tanto per cominciare. Ma come hai fatto? Non lo so, era nell'aggregatore di M2O, non lo posso lasciare da solo un momento. Qui non ti preoccupare. Va bene. Allora, oggi parleremo d'amore e parleremo di amore nel concetto più tradizionale del mondo, nel senso che parleremo di matrimoni. Sì. Abbiamo parecchia carne al fuoco. Sì. Diciamo che siamo sempre aperti col nostro progetti d'amore su tutte le questioni, però oggi faremo un focus sul matrimonio, l'organizzazione del matrimonio e tutto quello che il matrimonio comporta. Sì. Ci sono alcuni step che sono precisi e sono tutti raccolti in un podcast di cui vi parleremo, perché l'occasione è proprio quella di annunciare l'uscita di questo podcast sul sito della radio. Sì, non solo su dj.it, su One Podcast, ma anche su tutte le piattaforme streaming, quindi si trova ovunque. Si intitola Prima o poi mi sposo, hashtag non è solo un evento, e parla appunto di tutto quello che avviene tra la proposta di matrimonio e il sì lo voglio. Ok. In mezzo la qualunque, per cui se avete dei dubbi, l'argomento vi riguarda da vicino, ci sono delle questioni proprio anche banalmente pratiche. Sì. Ma non solo se siete sposi e spose, vale anche questioni legate a sono invitato, sono testimone, sono cerimoniera, i ruoli, abbigliamento con stagione, esatto, tutte quelle regali, liste nozze. Ma scusate, musica. Perché stiamo parlando di questo podcast nuovo che è uscito ieri, ma che noi lanciamo oggi? Perché a condurlo Alessandra Pirola Baietta. Sì, però dico solo Alessandra Pirola, che sennò è difficile. Baietta lo vedo adesso. Alessandra Pirola ha la musica, alla regia, al DJ set, ciocca, per cui è un podcast di famiglia, diciamo. Esatto, e diciamo che è la persona che ti ha accompagnato in questo viaggio, sia del podcast ma anche del tuo matrimonio. Sì, l'ho conosciuta qualche mese prima lei di sposarmi. Lei sarà nostra ospite tutto. E in quanto wedding planner potrà rispondere a delle domande, ok? Noi abbiamo anche una proposta a un certo punto, di un'opzione che abbiamo deciso di offrire alle nostre ascoltatrici in procinto di sposarsi. Alle future spose, all'ascolto. Già piangendo. Caspita, ma solo a pensarci mi commuove quella roba lì, ma lo diciamo dopo. È bella, però. È molto bella. È per quello ti commuove. Sì. Mi pulisci gli occhiali? Non lo straccio oggi. Ti do la felpa? No. Vogliamo cominciare e poi facciamo entrare l'Alessandra e partiamo. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:14 su Radio DJ, e stavo dicendo alla nostra ospite di Pinocchio stasera, l'Alessandra Pirola, che tra al massimo 6 minuti le è passata l'emozione. Speriamo. Te lo prometto. Sì. Benvenuta Alessandra. Ciao. Grazie. Lei di lavoro placa i sei dall'emotività. Infatti. Imbizzarrita di sposo e tutto il parentado e gli invitati nel suo lavoro. Ma siccome è un essere umano, qui
È lei. Qui ben fuori. Emozionata come una sposa al mattino delle nozze. Ecco, vedi, adesso so cosa si prova. Allora, intanto hai superato uno scoglio madornale, che è quello di organizzare il matrimonio della Valle. Sì. Con, allora, intanto la gestione della Valle, la famiglia della Valle, gli amici della Valle, noi, le damigelle, Diego, il cerimoniere. Insomma, un bel gruppo a cui badare. Meraviglioso gruppo. In realtà. Sì, noi siamo diventate amiche. Allora, ci siamo conosciute, io l'ho vista, ho detto, vabbè, ma non abbiamo niente a che vedere. Io e io pensavo lo stesso. Siamo troppo diverse. In realtà, poi si è creato un anello di congiunzione. Abbiamo capito che siamo molto più simili, nonostante lei porti il fiocchetto e il cerchietto, potessimo pensare. Cioè, lei è lei che si ispira, che Middleton si vede. Sì. Questa è. Lei è quella, diciamo, che la verità. Diciamo la verità. Lei è quella lì. Tu invece sei Mel C, la Sporty Spice oggi. Soprattutto oggi. Da lì, tra un bicchiere e un altro, abbiamo detto: ma perché non fare un podcast nel quale racconti e dai delle indicazioni reali, cioè effettive, legate all'organizzazione del matrimonio? Che finché non ci sei dentro, non capisci quante sono le voci in campo. È un po'. Cioè, l'argomento matrimonio, che poi per ognuno suona questa parola in un modo diverso, che tu sia lo sposo, che tu sia la sposa, e indipendentemente da chi stai andando a sposare, il fatto è che ci sono alcuni argomenti tipo la menopausa, l'andropausa e il matrimonio a cui nessuno arriva preparato, ma anche per i figli. Cioè, ci sono questi grandi temi che riguardano un po' tutti. Poi la in morte anche, modo. Però. Anche... Sì. Che però non ci arrivi mai pronto. No. Cioè, si apre dal momento della famosa proposta. Ah, che hai quella felicità passa, poi ti trovi davanti una montagna da scalare. Sì, spesso gli sposi arrivano veramente in panico, nel senso che non sanno veramente da dove iniziare. La cosa bella è che, come dico sempre e spessissimo nel nostro podcast, non c'è un giusto e uno sbagliato. Certo. C'è il desiderio di ogni coppia, di ogni amore, che va accompagnato e guidato. Il nostro podcast è... Infatti, vogliamo dire come è strutturato il podcast, cioè è diviso per grandi temi, no? Sì. Ogni puntata è un grande tema. Esattamente, le prime due che sono già in onda da ieri sono proprio calendario alla mano, quanto tempo prima devi fare cosa. Quanto tempo prima pensare alla location, all'abito, agli inviti, quando prima inviarli. Perché come sceglierli? Sono sempre dei ritardi madornali, soprattutto per le... No, dai, non se ti organizzi per tempo. Ecco, questa è la chiave. Questa è la chiave, okay. Sì. Quindi anche in autonomia, non per forza con una planner, però... Sì, certo. Sapere che c'è una certa tempistica da rispettare per far sì che non arrivi con l'acqua alla gola. E soprattutto per viverti ogni momento, perché in realtà la preparazione del matrimonio è un momento bellissimo per la coppia, perché è vero che ci sono degli scambi che spesso creano anche attriti nelle famiglie, nelle diverse dinamiche, no? Però il matrimonio unisce per antonomasia, no? E quindi è bello vedere condividere gli sposi e i loro genitori, gli amici, tutti quelli che in qualche modo vogliono essere partecipi, certo. E inserire tutti i desideri all'interno di un giorno solo. In realtà la preparazione di un matrimonio, l'organizzazione di un matrimonio è bellissima. Ma io infatti io ricordi piacevoli, non condivisi con Lele perché se n'è battuto dal primo giorno all'ultimo. No. Gli amici sì. Non su tutto, non cioè su se è scritto tutto. Ogni singola busta delle partecipazioni, non è vero. Dai, no. Poi, come scrive bene. Madonna, veramente. Infatti, affronteremo argomento look dello sposo o degli sposi nel caso questa in cui siano puntata. Sì, la terza. Ecco, è un allora, podcast scusami, super inclusivo. Le prime due sono le tempistiche, la roadmap. Okay. Terza puntata, sposo. Si parla di lui. Di matrimonio egalitario, assolutamente. Certo. Quarta puntata, ruolo e look di testimoni, damigelle, genitori, compare d'anello. Subito per Alessandra due domande. Matrimonio 8 dicembre 2022, semplice invitata. È ok vestito a pois rosso, bordeaux e nero? Rosso, bordeaux e nero, cioè tre colori su un pois, non ho capito. Non lo so. Neanche noi. Vestito a pois rosso. Ah no, è un rosso bordeaux. Ah, un
rosso, gordo, nero. Sì, se è scuro, sì. E nei matrimoni, nei ricevimenti di matrimonio invernali è bene prediligere colori più intensi, okay. E quindi benissimo il bordeaux e benissimo il pois, che sono okay. sempre timeless. E invece matrimonio a gennaio, abito bellissimo ma estivo e non ne voglio comprare un altro, lo metto a rischio di morire di freddo? Sì, se è di seta mettiti un... Credo sia... No, è un uomo, è Mauro. Ah, è Mauro. Allora, purché non sia un abito di lino dove è chiaro ed evidente che sia totalmente estivo. Fuori stagione. Mm. Se è un fresco lana, tendenzialmente quindi di un tessuto estivo, ma che può essere assolutamente riadattato, sì. Sopra mettiti... dice ci metto il piumino o... Il no, piumino? No. Ci sono, c'è, cioè non c'è, lo diciamo, non c'è un giusto o non sbagliato, però capiscilo da subito. No, no, ma però c'è, quando le cambia la voce vuol dire che qualcuno ha sforato. Che ci sono, è un po' tanto, il matrimonio è il matrimonio, come tutti quegli eventi di una certa importanza, necessariamente bisogna avere un certo standing, un capo in spalla, se non un cappotto, una giacca, sua scelta, un poncio, quello che vuole, ma che non sia un piumino. Va bene, dai. E ci fermiamo intanto qua. Okay. Tra poco vi daremo una notizia incredibile e credo che ce la porteremo avanti per un po'. Eh sì. Bevi ancora un bicchiere? Sì, sì, mi sono ripresa. E tanto appena ne parliamo le viene da piangere. Sì. Ma va bene così. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:22 Radio DJ. Prima o poi mi sposo, il titolo del podcast uscito ieri. Sono fuori già le prime due puntate a cura di Valentina Ricci e Alessandra Pirola, che è wedding planner in generale, ma nello specifico anche wedding planner della Vale, cioè colei che ha messo insieme i pezzi di questa grande festa, di questo matrimonio al quale hanno partecipato emotivamente veramente tantissime persone. Sì, sì. Beh, ricordiamo che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Pinocchio hanno scelto il giorno prima del matrimonio su quale marcia io sarei entrata. Vero. Ma poi ti ricordo che ci aspettavano alle 6 del mattino lungo il fiume, quei cartelloni. Sì. Ti ricordi? Che è la famosa, è un po' il leitmotiv. Sì. Detto questo, le prime due puntate, allora, abbiamo detto, sono relative al timing. Esattamente. Poi c'è l'abito dello sposo. Sì. Il ruolo di testimoni, damigelle, genitori, compare d'anello. Tenete conto che le puntate escono una settimana il lunedì. Compare d'anello. È un ruolo. Quello che porta l'anello e si occupa di... Di portare lì presente. Poi non è, la fede. Allora, immagino, è la versione maschile. Immagino che nel podcast sia prevista, siano previsti tutti i ruoli immaginabili, non è che poi devi averli tutti, certo, per forza. Certo. Certo. Figurati, dice a me che sono i patrimoni più meno organizzati del mondo. La quinta puntata si occuperà dell'abito della sposa, che è tutto un mondo. Ce ne volevano almeno 10. Sì, è vero. Per abbiamo fatto fatica a contenerci. Poi allestimento, che non vuol dire solo floreale. Certo. Mm? Poi ci sarà una puntata sugli ospiti e tutto quello che è bene non fare a un matrimonio. Io ho fatto subito la premessa che tutto quello che abbiamo citato da non fare l'ho fatto. Sì. Okay. Sì. Si può anche cambiare, è un vademecum. Sì. Poi puntata legata al cibo, alla tavola. Sì. Puntata sulla musica, bellissima, nella bellissima. Quale Alessandra ha indicato, un sacco di spunti. Ha indicato non solo i momenti in cui la musica è protagonista, importante, ma anche una serie di spunti. Che bello! Sì. E chiudiamo con le tradizioni da nord a sud. Ok. Per cui si spiegano un po' i vari modi di fare. Allora, voi lo trovate ovunque, ma se vi è comodo cercare il link per ascoltare le prime due puntate di Prima o Poi Mi Sposo, li trovate su Pinocchio DJ. Noi abbiamo, lo sto dicendo dall'inizio, ma siamo talmente pieni di roba da fare. Sì. Allora, intanto oggi è martedì e c'è... Progetti d'amore. Tra poco una proposta. Sì. A tema matrimonio. D'amore. Una importante, proposta di grande amore. Restate lì. Ce la siamo... Quella proposta lì, sì, noi l'abbiamo pensata quella mattina lì. Lo so. Quella dai che piango. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Numero uno, non c'è niente da fare. Non lo batti. 17:34 Radio DJ. Oggi è martedì e c'è... Progetti d'amore. Oggi è una puntata speciale, perché? Perché da ieri è uscito Prima o Poi Mi Sposo, che è questo podcast a cura di Valentina Ricci, la nostra Valentina. Io. E Alessandra Pirola, la wedding planner della Vale. Se e wedding, wedding planner nella vita. Che attraverso tutta una serie di step raccontano tutto quello che è l'organizzazione di un matrimonio.
Quindi assolutamente interessante per chi in qualche modo sta in quella fase là, cioè di dover organizzare, ma secondo me piace anche molto a tutte quelle che, e a tutti quelli che hanno speso tante energie per andare a rivedere se hanno fatto le cose secondo un criterio sensato. Sì, sì, e non solo, cioè abbiamo pensato anche a tutti quelli che a un matrimonio volenti o nolenti sono invitati. E quindi li becchi tutti, li becchi tutti. E poi se posso dire, c'è tutta quella parte di possibilità che oggi sempre di più c'è di costruirselo un po' come si vuole, sì, perché sì, per fortuna ci si può sposare anche tra persone che fino a tempo fa non potevano sposarsi. Bravo. Quindi ci sono anche cose nuove, sì, da voler dichiarare, sì, da voler celebrare. Sì. Saluto la coppia che ci ha scritto, che è la prima coppia sposata in una chiesa valdese da una pastora, per cui per fortuna le cose cambiano. Le tradizioni, certo, quelle che restano sempre uguali sono morte. Sì. Quelle vive invece mutano coi tempi. Beh, quelle vive sono quelle vive, quindi è giusto cavalcarle. Quindi, detto questo però, c'è un progetto collaterale, sì, di cui non vi abbiamo parlato fino adesso, ma quest'uscita di questo podcast, trovate il link su Pinocchio DJ, l'uscita di questo podcast, a un certo punto ci siamo guardate io e la Vale su quel terrazzino lì in via Massena 2 e abbiamo detto, ma scusa, questa è l'occasione per fare quella cosa che avevamo pensato quel giorno. È arrivato il momento. Quella mattina là in cui la Vale si stava preparando, si sposava. Avevamo dormito a casa mia. Sì. Con le tute siamo andate là con sacchetti, borse, cose. E presto, molto non era, non c'era ancora l'alba e vi ho visti arrivare dal cancello. Anche perché Piero, che è il make up artist più bravo del mondo, comunque aveva bisogno di molto tempo. Moltissimo. E ha fatto tante prove prima, esatto. E comunque eravamo là, c'era la sala dove la Vale si truccava, c'era un bel giardino fuori, c'erano già gli ascoltatori che erano lì da un po', con i cartelli eccetera. E insomma, a un certo punto c'è il vestito della Vale appeso là, dentro il suo sacchettone, e abbiamo detto, Madonna, che cosa assurda che è l'abito da sposa, perché lo sposo in qualche modo l'abito blu o l'abito grigio o l'abito nero trova l'occasione di riutilizzarlo in qualche modo, sì, tranne magari casi in cui si veste proprio quel fatto a principe, okay, sì. O troppo damascato, ma che ne so, comunque, ma secondo me trova comunque il modo poi di riutilizzarlo. La sposa no. E rispetto a un tempo in cui la conservazione dell'abito da sposa, e anche rispetto a persone che ancora oggi invece adorano tenerlo lì e magari qualche volta riprovarlo o anche riguardarlo. Ma, però io e la Vale invece su questa cosa ci siamo trovati a dire, ma scusami, tra l'altro la Vale ha fatto il cambio d'abito, quindi gli abiti erano due, un più bel dell'alter, sì, ok? Però l'idea di tenerli in quell'armadio, tra l'altro io vivevo in un monolocale, adesso ho la casa grande, però in quell'armadio che sarebbe stato l'armadio di casa dei miei, mi sembrava veramente ingiusto, sì, ingiusto per tutto il lavoro che e c'era allora dietro. E allora abbiamo detto, perché non troviamo a un certo punto un'occasione per parlarne e proporre a una sposa o due spose, nel senso... L'idea è una sposa. Una futura sposa, o che si vorrebbe sposare, ma non ha i soldi per comprarsi un abito da sogno, come quello che ha indossato la Vale. Metti che questa sposa volesse sposare un'altra sposa, allora gli abiti sono due. Altrimenti, se questa sposa vuole sposare uno sposo, a meno che lo sposo non si voglia vestire da donna, ha il cambio d'abito. Sì. Sì. Io do anche il mio vestito da damigella. Sì. Atelier Me, che ha fornito tutto ciò, si mette disponibile per l'aggiustamento delle misure dei due abiti. Esattamente, non solo, offre due abiti da cerimonia che possono essere per le consuocere o per due testimoni, per le damigelle, insomma, due abiti ex novo, okay, per loro. E l'Alessandra si offre di fare una consulenza. Sì. Mette a disposizione una video call della durata di 3 ore per la vincitrice, che potrà chiedermi ciò che vuole, inerente tutta l'organizzazione del proprio matrimonio. Ok, cosa vuol dire vincitrice? Qua per noi non è fare dare un premio, esatto, per noi è poter partecipare a un progetto d'amore, perché questo è quello che vogliamo fare, a una ragazza che ha tantissima voglia di sposarsi, ha qualcuno da sposare, ma non ha i soldi per l'abito. C'è un valore enorme. Che è un valore enorme. Un valore enorme. Però, come dire,
poi c'è tutto il resto, magari un bel risparmio può essere d'aiuto in un progetto. Come? Cioè, l'idea di dire, raga, dell'abito non vi dovete occupare, sarebbe infinitamente. Noi mettiamo le foto dell'abito mio, dell'abito della Vale, del secondo abito, insomma, mettiamo tutto. E a questo punto, chi fosse interessata dovrebbe scrivere a pinocchiodj.it. Non lo vogliamo dare domani. Facciamo che cercheremo di incontrarci, di capire un po' qual è la più. Sì. Non è che vince, verrà scelta. Sì. Una ragazza che probabilmente ha più motivo di altre di aggiudicarsi. Sì, ecco, con tutto l'amore per tutti, ok? Sì, riamarlo per una seconda volta. Date vita a questi abiti. Che se no rimango là in giallismo. Un relove. Il mio ha anche un buco di sigaretta che però. È autentico. Io ho il bicchiere di vino rosso che era tenuto da una mano traballante del DJ Angelo. Esatto. Ma Atelier e me li rimette a nuovo. Li pulisce. Bravi. Naturalmente gli abiti devono essere cuciti sulla persona. Atelier me ve li ricuce addosso. Ve li rifitta. Ve li rifitta e via. Quindi ragazze, se sarebbe per noi veramente un grande piacere, ma grazie. Emotivamente Vale. Per la Pina e soprattutto per la Vale è un grande, ve lo dico perché leggo negli occhi qua davanti, è proprio una grande condivisione verso noi. Voi così. Che siete all'ascolto tutti i giorni. È un donare amore. Sì. Dai. Pinocchio, lo faccio col cuore, ragazzi. Il velo lo tengo. Brava. Perché? Però dai, fateli vivere. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:45 minuti, Vale. È un'onda d'amore questa. Oggi è martedì e c'è. Progetti d'amore. È uscito Prima o poi mi sposo, il podcast a tema matrimonio di Valentina e Alessandra Pirola. Lo trovate ovunque, su ovunque. Tutte le piattaforme. Il link lo trovate su Pinocchio DJ. Poco fa Valentina ha detto finalmente questa idea che c'era venuta un po' di tempo fa. Sì, beh, da subito. Sì. Quella di dare la possibilità agli abiti di rivivere le emozioni che si provano quel giorno del matrimonio. Per cui io ho avuto la fortuna di avere due abiti da sposa bellissimi che trovate nelle storie di Pinocchio. Sì, vedete lì. Su Instagram. Mary J ha pubblicato sia i miei due abiti che quello di Pina. Li regaliamo all'amore, per cui una sposa che ne avesse bisogno può scriverci a Pinocchio. Quando diciamo una sposa che ne ha bisogno, non è una sposa che vuole indossare il vestito da Vale, stiamo parlando di una sposa che non ha i soldi per comprarsi il vestito, ma che ha molto amore da dare e molta voglia di sposarsi. Detto alla sposa, sono belli da morire, ragazzi. Sì, sono belli da morire e Atelier me ve li ricuce addosso. Esatto. È la possibilità di togliere dal budget di un matrimonio di chi magari fa più fatica l'onere. Diciamo che non è la simpatia che ci farà segnare il vestito, diciamo che sarà più la necessità, ovviamente. In questo gesto si accollano subito. Francesco, che è pronto a fare l'abito da sposo, infatti Mary J te lo devi segnare immediatamente. Poi c'è chi offre il servizio fotografico. Quindi è una gara di solidarietà. Tantissime ragazze che offrono il proprio abito. Esattamente. Quindi Alessandra, dovremmo fare a un certo punto l'amore un evento. L'amore genera amore, sempre così, è bellissimo. Bisognerà fare a un certo punto un evento in cui le persone che noi raccoglieremo perché ne hanno bisogno. Facciamolo. Loro si prenoteranno scrivendo a pinocchio@dj.it. Questo è un progetto che parte adesso, ce lo portiamo avanti con calma. Noi raduniamo volentieri gli abiti e troveremo sicuramente un sacco di persone che ne hanno bisogno e che grazie a questa generosità non avranno quel problema lì di dover magari aspettare o rinunciare a qualcosa perché qualcun altro ha già vissuto quel momento, l'ha vissuto bene al punto da non dover rimanere attaccata a un vestito o ad altro, no? Sì. Quindi bellissimo, straordinario, molto molto contenta, ma ne stanno arrivando, cioè che potremmo aprire un magazzino. Sì, davvero. Nel frattempo arrivano anche un po' di domande per te, cara Alessandra. Vai. Pagode, ragazzi, posso darvi anche il mio di abito? Ah no, questa sposa? Era. Posso? Sì, certo. Sì, certo. Ciao Pinocchi, la mia domanda è cosa deve regalare la mamma della sposa
allo sposo, al futuro genero. Cioè, perché si usa questa cosa? Sì, si usa di fare l'ultimo regalo da fidanzati da parte dei genitori, questo scambio, per cui la famiglia dello sposo alla sposa e la famiglia della sposa allo sposo. Ok. Insomma. E che cosa regala la famiglia della sposa allo sposo? Allora, tradizionalmente un orologio, che tradizionalmente è da taschino. Per cui un orologio da tasca. Perché oppure... l'ho imparato realizzando il podcast. Perché? Dimmelo. Perché lo sposo non deve indossare. Non dovrebbe indossare altro gioiello se non la fede che poi avrà al dito. Ugualmente la sposa, eccezione fatta per due orecchini. Punti luce ai lobby delle orecchie che io avevo. Che gli ho fatto comprare. Che mi ha fatto comprare Alessandra. E quindi potrebbe essere appunto un orologio o dei gemelli o semplicemente la cravatta. È bello che ci sia di principio un pensiero da parte della famiglia, perché fa sentire comunque accolti, e poi è bellissimo che lo sposo lo indossi quel giorno. Ok, altra domanda, si va di palo in frasca, molto Pinocchio. Dice, c'è una puntata del vostro podcast che si intitola Prima o poi mi sposo, su come rifiutare educatamente l'invito a un matrimonio? No, ma perché dovresti rifiutarlo? No, però potresti in una puntata del podcast, diciamo, come rispondere ad un invito, ad una partecipazione di matrimonio, e quindi in quel caso direi che sarai impossibilitato. Innanzitutto bisogna rispondere, perché molto tutti. Spesso uno riceve l'invito e non fa l'RSVP. Come diceva la professoressa Pettolicchio del collegio, per gentil cortesia. Bravissimo, Diego. Invece molto spesso uno riceve l'invito e poi non si fa più sentire, e chi organizza il matrimonio non sa se questo viene o non viene. Se non ricevuta. È tanto per la simpatia di questo o questa, ma perché se viene è previsto un posto a tavola, una sedia durante la cerimonia. Cioè, se vieni ok, se non vieni ok, se non me lo dici si strunzo. Fammelo sapere in qualsiasi condizione. Vero. Ascolta, aspetta, vai Vale. Io dovrò celebrare il matrimonio di due amici. Sì. Troverò qualche consiglio sul podcast? Sì. Come vero Vale? Ma poi se no lo chiediamo. Parliamo di matrimonio qualitario. Assolutamente sì. Chiedi a me. Perché... Io mi sono confrontato poi con abbiamo Alessandra. Fatto tutta l'estate a sentirci per organizzare la cerimonia. Diciamo fuori dal classico, è una cosa degli ultimi anni, perché un tempo era il sindaco o chi delegato dal sindaco. Bravissimo. Ma all'interno degli uffici o il cerimoniere di professione o il prete. Sì. Quindi io ne ho celebrati tantissimi. Infatti. Il consiglio che posso dare è esci con i due sposi e separatamente fa ognuno le stesse domande relativamente alla loro storia d'amore, poi assembla basta tutto. Vale, devono ascoltare il podcast. furba la wedding planner, lei sì. Noi no. Filomeno, e dite non spoilerare, poi dici tutto. C'è una puntata dedicata e diamine. Quanto durano le puntate? Un quarto d'ora, 20 minuti. Un quarto d'ora, perché Ciocca lei ha tagliato. Ha fatto fatica a contenere. Ciocca ribattezzato la sarta. Bellissimo. La sarta della sposa. Il boia. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Oi, che playlist. Grazie Sabrina Perego. Oggi è martedì e c'è... Progetti d'amore. Sul piatto ce ne sono due grossi. Uno è uscito ieri, questo podcast a cura di Alessandra Pirola, che è la wedding planner della Vale. E la Vale. Sì. Prima o poi mi sposo. Sì. Sono una serie di puntate di breve durata su tutti gli step che ci sono per organizzare un matrimonio, dalla richiesta. Vuoi sposarmi? Esatto, al giorno del matrimonio. Esatto, li trovate andando su dj.it, scaricando l'app One Podcast, su Spotify, su Amazon Music. È facile. Li trovate dappertutto. Dall'altra parte c'è un'idea che ci venne quella mattina del matrimonio della Vale. Ma anche prima, secondo me, guarda, quando siamo andate a scegliere l'abito, perché io sono andata con Pina a scegliere l'abito da dare via a me. Bevendo quel caffettino. Esatto, tra l'altro succede proprio così, come vedi in televisione, che quando indossi l'abito che sarà tuo e lui che lo dice a te, e lì poi dopo dici, vabbè, ma è bellissimo, me lo voglio vivere fino alla fine, e poi che fine fa? Sta in un armadio? No. Lo mettiamo a disposizione di una sposa che non se lo può permettere. Abbiamo anche un eventuale cambio d'abito, che è quello che ha fatto la Vale al suo matrimonio. C'è il mio vestito da damigella. Atelier M mette anche due vestiti o per
per le consuocere o per le damigelle eventuali, insomma, farà tutta l'operazione di refit dell'abito. Esatto, Alessandra mette a disposizione 3 ore di consulenza sull'organizzazione del matrimonio. Posso chiedermi quello che vogliono. Per candidarvi dovete scrivere a pinocchio@dj.it. Non è che dovete mettere nome e numero di telefono, no, raccontateci la vostra storia. Sì, ovviamente è un progetto dedicato a chi non ha i soldi in questo momento e che magari sta rimandando quel giorno in attesa di averli. Beh, vi facciamo fare un passo in avanti, l'abito c'è. Esatto. Ma ci saranno anche gente pronta a fare lo spogliarello per l'addio al nubilato. Stupendo. Quelli li vogliamo qua. Sì. Vale. Quelli che fanno le grafiche per le partecipazioni. Esatto. Gli inviti. Fiori, un sacco di gente che fa i fiori, un sacco di gente che fa il fotografo o la fotografa e che sono disposti a fare quel lavoro gratuitamente, insomma, un'onda. Vi stiamo di fatto organizzando un matrimonio. Esatto, ognuno mette pezzi, però anche chi vuole mettere a disposizione il proprio abito da sposa, mandateci la vostra proposta, raccogliamo tutto, organizzeremo il meglio possibile. Sì. L'indirizzo mail di riferimento è pinocchio@dj.it. Ma adesso vi pongo un'altra questione. E la pongo soprattutto a te, Alessandra, di un messaggio molto carino che è arrivato. Dice: mi sono sposata 5 anni fa e non sono soddisfatta del mio matrimonio, almeno non fino in fondo, tanto da pensare di rifarlo, risposarmi. Mio marito mi ha anche fatto la seconda proposta di matrimonio, non sapendo di questo desiderio, dolcissimo, innamorato, con la voglia di risposarmi davvero. Qual è il problema diretto? La vergogna di rifarlo, il giudizio degli altri. Voi che ne pensate? Allora, devi assolutamente fregartene del giudizio degli altri, perché probabilmente gli hai dato troppo peso nello step precedente. Brava. Per cui nel matrimonio 1 hai pensato troppo agli altri, a tutti i tuoi invitati e molto poco a voi. Il matrimonio deve rappresentare in ogni scelta unicamente la coppia, non dovete farvi sovrastare dalle famiglie, dai desideri degli altri, da quello che ha fatto il cugino, per la mamma, però mia mamma no, siete voi nella massima rappresentazione del vostro amore. Quanti matrimoni avevo, lo sai? Sai che non ho mai contato. Vabbè, tanti. 12 anni. Sì. 12 anni di wedding planning. Il tuo matrimonio. Fina, non si fa. No, si fa. Ma no, ma sai perché si fa? Perché è la realtà. Però lo diciamo nel podcast, questo è uno spoiler grande del podcast, nel senso che a un certo punto io dico come avrei voluto organizzare che fosse stato il mio matrimonio e come invece è stato. Perché lei ha fatto la cazzata che se l'è voluto organizzare da sola. Brava. E siccome ha questa mania del controllo, no, e anche io, no, un'attitudine a voler accontentare gli altri, ha fatto il pasticcio. Per dire, lei avrebbe voluto sposarsi in una stagione. Io, il mio desiderio era sposarmi il 20 di dicembre, quindi a pochi giorni da Natale, in pochi, cioè la famiglia più stretta. Ha fatto estate in mezzo paese. Non solo il mio, anche quello di mio marito, quello degli altri. Però, no, vabbè. Per cui l'idea di risposarsi è un'idea bella. È un'idea bellissima. Confrontatevi, è bellissimo anche che tuo marito te l'abbia richiesto, e anche questo spoiler. Albi, sempre pronta io, eh? Mio marito lancia sempre messaggi a suo marito, che non ci ascolta, tra l'altro. No, ci ascolta e come? Io lo voglio conoscere. Hai visto? Vero. È un pulicchi. Guardami, non presentarglielo. Un pulicchi. Troppo tardi. Non presentarglielo. No, però vale, è vero, a me è capitato di parlare con amici miei che mi hanno detto: ma mi sarebbe piaciuto ancora non sposati, mi piacerebbe fare il matrimonio come avete fatto voi, per cui noi abbiamo fatto un pranzo molto veloce e ci siamo andati come dovrebbe alle essere feste, però le influenze della famiglia condizionano ancora tantissimo. Allora, il matrimonio unisce per antonomasia e questo è bellissimo. Ci ho detto, riguardo alla domanda ricevuta, sicuramente è bellissimo che lei abbia il desiderio di sposare nuovamente lui, è bellissimo che lui l'abbia chiesto nuovamente a lei. Confrontatevi voi due, unite veramente i vostri desideri e rifatelo. Non è che state dicendo che volete andare a spogliare. Comunque li rinvitate, non è che, cioè, nel senso, volete fare una festa, chi è che non vuole fare una festa? Ma infatti fate una festa. Io preparatevi, perché l'anno prossimo sono 10 anni anch'io e voglio fare qualcosa che dura almeno 3 giorni. Ma veramente, sì. Facciamo un rave. No, non si può più. si fa. Pinocchio è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. È la differenza. Ciao Tananai.
okay. Ma poi no. Regalando l'abito da sposa. Ciao Vale. Questa puntata di Progetti d'amore è dedicata a Tananai. Ma no. Anche da parte mia, io voglio dire anche questa cosa. Quasi tutti i culicchi sono anche da parte mia. E c'è una cosa che accomuna me, la Vale e il culicchi. Anzi che non abbiamo mai litigato, guarda. Sarebbe stupendo se lui con un gesto di grande simpatia venisse al matrimonio della vincitrice a suonare. Sarebbe bello. Vabbè. Ma andiamo avanti. Allora, visto che abbiamo l'Alessandra Pirola, wedding planner della Vale, colei che insieme alla Vale ha fatto il podcast che è uscito ieri, lo trovate su tutte le piattaforme dal titolo Prima o poi mi sposo, e che racconta tutte le fasi da che uno riceve la proposta a che si va a sposare, a che no, a che tutti gli invitati se ne vanno contenti, sì, cioè, bravo. Indipendentemente da che il matrimonio sia con un uomo, con una donna, civile, non civile, religioso, certo. Quindi l'organizzazione, proprio tecnicismi. Però arrivano anche un sacco di domande per Alessandra. Io approfitterei del fatto che è qua. Dice: matrimonio civile, sposa, 60 anni, tailleur pantalone, il bouquet, sì o no? Sì. Il bouquet è l'accessorio per antonomasia della sposa, quindi assolutamente sì. Bellissimo il tailleur pantalone. Brava, io tifo per le donne che si sposano in pantalone, lo trovo moderno. Allora, scusami Pina, parleremo anche della combinaison pantalon, no? Sì. Esiste la combinaison pantalon. Che tu non hai neanche. Io voglio essere no, chiamato. È una tuta. Io l'ho usata per celebrare il matrimonio di Chiara e Laura. Brava. Non sapevo si chiamasse così, è la combinaison pantalon. No, attenzione, perché arrivano due messaggi, uno da un ragazzo, uno da una ragazza, ma la domanda è la stessa. Probabilmente le motivazioni diverse, perché sono due persone che scrivono da due posti diversi. Però dicono: mi hanno chiesto di essere testimone, non me la sento, come declinare l'invito? Dillo. Cioè, non c'è niente di più sbagliato di accettare un ruolo che non senti tuo, non c'è niente di più sbagliato, ma come nella vita, di fare scelte che non ti appartengono. Per cui lo dici: sono onorato, sarò felicissimo di esserci con il cuore, ma non sento questo ruolo mio. Ok, pesante. Okay. Perché? Però è giusto, come tutti gli scambi. Beh, pesante perché allora chi te lo chiede riversa in te delle aspettative o un trascorso per il quale nomina te come suo testimone d'amore. Ma peggio sarebbe accettarlo. Mi hanno chiesto di celebrare un matrimonio, ho detto di no. Ah, ok. Sì. Solo il tuo. Solo il tuo fatto. Finora. Però, sì, però per dire oh. No. Sottoscrivo, è vero. Bisogna fare il essere. Domanda. Cioè, pagamento lo fanno. Dai, Diego! No! Me l'avevi già detto, ma non diciamolo a tutti. No, la mia domanda è, scusami, ma il testimone, cioè il ruolo, nel senso, è come il padrino? È presente nella storia della coppia. Sì. Ma lo è comunque, al di là di essere poi quel giorno testimone. Sì. Però è chiaro che se io lo chiedo, io l'ho chiesto a te. Testimone cosa deve regalare? No. Allora, un regalo più grande, lei no, non lo dice, ma un regalo, più grande. Pensato, deve essere una cosa per una cosa che tu sai che agli sposi faresti piacere con questo regalo, farebbe piacere ricevere quel regalo, ma non è solo meramente il regalo, secondo me la cosa più bella è veramente scervellarsi nel pensare di fare un dono che al di là del valore monetario, certo, sia di grandissimo valore simbolico affettivo, cioè ma legame. Tante persone rispetto proprio a questa cosa vanno in bambola. Certo. Io ricordo, Pina, tu le hai regalato, giusto? Le hai regalato quel weekend in Marcavela, sì, giusto? Cos'è la cosa che manca di più a tutti a questo mondo? Il tempo. Condividerlo con le persone per me è un regalo grandioso, di un valore che indipendentemente dai luoghi in cui si andrà, indipendentemente se sarà in tour in auto o in barcavela straordinario, è in realtà di grandissimo valore. Ti sto regalando due giorni con me. Ok, quello è il bello.
data. No, no, era per, è vero per anche che gli sposi viceversa fanno un regalo speciale testimone. Sì, non è la classica bomboniera, ma può essere qualcosa di più pensato e di... Ve lo dico già, la ragazza non è pro bomboniera, è una bomboniera proprio vivente con le gambe. Col fiocco. L'errore delle bomboniere, ho paura. Perché le ricevute di brutte, sì. In realtà le però, salutiamo chi ci ascolta, che fa o che vende bomboniere, bravo. Non è che vi voglia male. Quasi artigiani. Proprio è una cosa che non c'è nella mia testa, al mio matrimonio, secondo, cioè, mi sono sposata due volte con Emiliano, il matrimonio con i parenti, abbiamo fatto la bomboniera, era un cartuccino di carti, di origami, sì. Di origami. Sì. Con dentro dei confetti, basta, fine. Utile per farci i filtri. Vale. Te l'hanno detto, lo sai. Te l'hanno detto, era la carta giusta. E quindi i confetti ce li siamo fumati, mi sembra di capire. Vabbè, l'importante è che ci siano i confetti al matrimonio. Ah, questo è un altro must suo, Cinque. 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 Né uno di più né uno di meno. Ma Diego ne mangia 42 lui da solo. Tenete lontano Diego dalla confettata. Vi chiedo solo questo. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Quante belle canzoni d'amore ci sono. È vero. Non si finisce quanto mai. Quanto tempo tra di Chapman. Allora, oggi è martedì e c'è... Progetti d'amore. Alessandra Pirola con la Vale hanno fatto questo podcast che si chiama Prima o poi mi sposo, lo trovate dappertutto, il link lo trovate anche su Pinocchio DJ, per fare un po' il punto di tutte quelle che sono le tappe tra il giorno della proposta e il momento che giustamente Diego ha identificato con... Allora ciao, grazie di tutto, gli ospiti se ne vanno. Sì. Contenti? Sì. L'ideale, no? Perché molto spesso gli ospiti se ne vanno non contenti. No, vero, cioè, Alessandro? Non ai miei matrimoni. Non ai tuoi matrimoni, perché lei fa la wedding planner e li organizza bene. Nella però... progettazione del matrimonio, l'idea è dalla proposta di matrimonio a quando se ne vanno tutti dal matrimonio. Felici, siamo presi così di loro. Esatto. Allora, poi dall'altra parte abbiamo istituito questa sorta di opportunità, mettiamola così. Cioè, o perlomeno piccola pedana di rimbalzo su cui una sposa che in questo momento vuole sposarsi ma non ha i soldi per comprarsi l'abito, ebbene, ecco l'abito della Vale, anzi il doppio abito. Sì. Perché abito e cambio d'abito. Abito mio del matrimonio della Vale come testimone e damigella. Altri due abiti che mettono a disposizione Atelier Me. Ma poi, ragazzi, è arrivata la qualunque... tutti che si offrono per il bouquet, per i fiori, per gli allestimenti. Beh. L'Alessandra dà consulenza per quanto riguarda l'organizzazione. Stiamo cercando una sposa che non ha possibilità economiche di affrontare questo tipo di spesa. Si prenoti scrivendo a pinocchiodj.it. Noi stiamo raccogliendo anche tutte le offerte, perché nel frattempo questa cosa Vale ha mosso un sacco di gente che è pronta a dare il proprio abito. Quindi non avremo un solo abito, ne avremo diversi. Sì. Ok? Sì. Detto questo, abbiamo una telefonata. Alessandra, benvenuta a Pinocchio, te lo dico, perché fino ad ora ha parlato solo con noi tre, adesso ti impatti anche con i nostri ascoltatori e ascoltatrici, nello specifico la Claudia che ha il telefono. Ciao Claudia. Ciao Pinocchi, ciao Alessandra. Ciao. Lei ci ha mandato una domanda specifica riguardante proprio la sua storia, che è unica. Lei dice: da sempre ai matrimoni di parenti e amici mi sono occupata di cantare l'Ave Maria durante le firme. Sei la top, Claudia. Quale versione? Schubert o Gounod? Schubert. Okay, la classicona. Scusami, e la si canta durante le firme di solito? Ma lei sì. Non necessariamente. Sì. Da noi si usa così. Okay. Ovviamente non la canto. Di dove sei classico. Tu? Io sono di Enna, siciliana. Perfetto, okay. Perfetto. Comunque ad agosto si sposa tuo fratello e non sai se far sapere agli sposi che saresti disponibile e ti farebbe molto piacere cantarla anche al loro matrimonio. Però lei non vuole ovviamente sembrare, cioè non vuole imporsi. Non vuole no. Bravi. Allora, mi sono ritrovata con la sposa. Che anche lei, alla quale piace cantare, di cantare l'Ave Maria insieme a lei e agli altri matrimoni. Quindi loro sanno benissimo comunque che io canto, dicono che abbia una bella voce, quindi mi fa anche piacere. Però siccome non mi è stato detto niente,
Si sposano agosto, magari... però è novembre. Io aspetterei, esatto, aspetterei. Alessandra, qual è l'approccio? Allora, considerato che è il matrimonio, per te è un matrimonio di famiglia, è il matrimonio di tuo fratello, io aspetterei senza fare alcuna candidatura, terrei la tua possibilità naturalmente aperta con te stessa, e qualora entro agosto non dovessero chiederti di cantarla, la terrei come sorpresa, magari non in quel momento, perché magari hanno loro piacere che ci sia altro o hanno previsto dei momenti differenti, la farei comunque in un momento del ricevimento magari. Se non partire a cantare mentre si scambiano le fedi che non l'hanno previsto, sì, no. Questo è. Sì, no, io non volevo impormi, nel senso che siccome è una ragazza molto carina. Sì, lei, la ragazza è molto delicata, le sembra brutto. Per esempio, ci stiamo occupando della realizzazione delle bomboniere in stile ecosostenibile. E quindi le sembrava brutto dirmi: ah no, va bene, vorrei anche gli inviti. È un po' timida, dice, nel senso che dice magari non se la sentono di chiedermelo, ma io... Ma infatti... Sì, come faccio a sapere loro che esatto, ma è possibile, sono disponibile? È possibile, Alessandra, che Claudia in qualche modo faccia presente che anche a lei farebbe piacere, perché è una cosa che le viene bene e dice lo faccio per tante persone, lo faccio con molto più piacere per voi, per no? Certo. Che siete famiglia, senza che però loro si sentano obbligati. Bravo, assolutamente, bravo, come Diego. Per tutte le cose è sufficiente parlarne, esternarne i propri desideri, e se vengono accolti dalla coppia, esatto, benissimo. Magari loro non vedono l'ora, sì. Cioè, o la canticchi mentre fate le bomboniere. No, magari loro non in tutto questo magari loro non vedono l'ora che lei si proponga, non lo possiamo sapere, capito. Parlatene, noi non vediamo l'ora. Allora aspetta, tu potresti dirgli: allora ragazzi, io se volete ci sono, ma se avete pensato a qualcos'altro non c'è nessun felice problema. Uguale, ecco, di così, esatto. Non mi offendo se non la, se okay, non la volete, però Claudia, è evidente che adesso, se ti chiamiamo adesso tu un accenno ce lo fai, ti prego, ci scambia gli anelli, te lo promettiamo. Guarda, sì, te lo giuro. Dai, non allora, riesco, via, vale. Via le fedi, tanto noi tre ci siamo già sposati anche tra di noi, la voglia. Vai, faccio io passo a te, tu passa dietro. Oddio, Ale, dammi la bambina. Vai stiamo tranquilla. Scambiando le fedi, vai, non la toglievo da anni. Vai Claudia, quando vuoi. Ave Maria, Madre Santissima del Cielo, a te rivolgiamo la preghiera, pietà chiediamo per i nostri dolori. Ma che brava! Yes. Ragazzi, voi non ci crederete, ma io sono in una viuzza di Enna che come una pazza esaurita canto Ave Maria. Oddio, che genio, Claudia! No, vabbè, io vi adoro. Che solo con bellezza. Voi posso fare certe cose. Senti, ti abbracciamo fortissimo. Sì. Ci fai sapere poi come va? Certo, dai, vi sto aggiornati. Dai, sì. Un saluto sì. Al mio fidanzato che nel frattempo mi ascolta dal laboratorio Gnegni Rudienna. Va bene, un bacio anche a lui. Ciao ragazzi. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:14 Radio DJ, siamo arrivati quasi in fondo, ma ancora abbiamo delle cose da tirare fuori. L'occasione del martedì, cioè progetti d'amore. Mi fa ridere che l'Alessandra ci guarda ma non canta mai. Non la so, raga, dove è progetti d'amore. Allora, oggi è martedì e c'è progetti d'amore. Di te, Alessandra Pirola, che con la Vale avete fatto uscire ieri le prime due puntate del podcast Prima o Poi Mi Sposo, lo trovate su tutte le piattaforme. Abbiamo un po' sviscerato alcune delle cose, ma non potevamo spoilerare più di tanto il grosso e contenuto del podcast. Al telefono c'è la Vanessa che ci pone una questione molto interessante. Ciao Vanessa. Ciao. Allora la Vale ci fa sentire amore. Partiamo con il tuo audio, quello lo che sentiamo, ci hai mandato. Lo sentiamo. Pidocchi, io ho scoperto che mi sarei sposata tipo 20-21 giorni prima, perché mio marito ha organizzato tutto in totale segretezza. Ma la bravura. Ciao. Ma che ti è mai capitato, Alessandra, una cosa così? No, mai.
È ripartito. È bellissimo. Quando vi siete sposati? Ci siamo... Oh, cacchio, aspetta. Oddio, no, però la data. Aspetta, allora, a luglio, il 18. Il 18 okay. luglio del 2000... E 9, del 2009. Okay. E lui ti ha chiesto di sposarlo e poi basta, non avete pianificato? No. Allora, lui non mi ha chiesto di sposarlo lui direttamente, ha fatto una richiesta, l'ha fatto fare dalla nostra bimba che ai tempi aveva quasi 2 anni e mezzo. Okay. E sentivo che dal soggiorno diceva: Carlotta, vai a dare alla mamma questo bigliettino. Lei è arrivata tutta tronca e dice: mamma, tieni, col suo linguaggio da 2enne. E io ho visto che c'era scritto banca di Legnano, ho detto: cocca, guarda che è del babbo, perché questa banca è del papà. E lui dal fondo dice: no, no, di alla mamma di leggere bene. Oddio, che ridere. E ho letto prenotazione sala comunale per matrimonio. E vabbè, wow. C'era l'importo, vabbè. E io dalla camera gli ho chiesto: ma mi stai chiedendo di sposarti? E lui mi ha detto: ah, se non hai niente da fare quel giorno. Bella, un film di quelli che guardi a Natale. Ma e quindi ha organizzato lui anche tutta la cerimonia, tutto? Ma sì, cioè lui sì, alla sua maniera, nel senso che alla maniera di un uomo, ti devo dire. Però è stato fantastico. Beh, credo, ma che sogno. Io per questo poi non mi ricordo la data, cioè io anche quando ho fatto le locandine da appendere in giro ho sbagliato la data. Stupendo le locandine da appendere in giro. Vanno di brutto con le vostre foto, no? No, mi ho fatto una caricatura, le ho disegnate io, e però invece che scrivere 18 luglio ho scritto 19 luglio. Non sapeva. Oddio. No, io sono pessima, io sono sì. pessima. Abbiamo capito. Però lui voleva arrivare il giorno del matrimonio e portarmi con una scusa in chiesa, magari vestita in tuta, quel disgraziato. Ah, no, invece, certo. No, l'avrei ammazzato lì, e invece non poteva perché comunque c'è questa cosa che devono essere le pubblicazioni, no? Sì, sì, devono essere. E quindi io tutte le volte davanti al mesto comunale lui diceva: in viaggio per lavoro all'estero, non riesci a firmare, posso firmare io, se mi dai i documenti li firmo io. È riuscito a fare falsificato anche le pubblicazioni pur di sposarti. Tutto, che amore straordinario. Ma che meraviglia. E quindi hai avuto 20 giorni per comprarti l'abito e tutto il resto. Sì, mi sono sposata in rosso. Lui è il matrimonio, penso che è l'unico matrimonio sulla faccia della terra in cui lo sposo abbia fatto parlare più della sposa, perché lui si è presentato in infradito hawaiane rosse perché sapeva che mi sarei vestita di rosso, un abito, con una cravatta rossa, con un paio di occhiali da Spider-Man. Ma scusami, ma lui aveva anche organizzato il pranzo, la cerimonia, tutto? Aveva organizzato un pranzo in un ristorante che sapeva che mi piaceva molto. Vabbè, ma alla fine aveva invitato quelle i familiari, le persone strette, certo. Ormai avevamo già una figlia. Ha organizzato una festa per te, per voi. Bello, bellissimo. Sì. Beh, una storia diversa da altre, no? Molto molto bello. Grazie per avercela raccontata, Vanessa. Un bacio. Grazie mille, un abbraccio. Ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:52 Radio DJ. Allora, ricapitoliamo. Oggi era martedì e c'era Progetti d'amore. Ospite in studio Alessandra Pirola, wedding planner che ha organizzato il matrimonio della Vale e che insieme alla Vale ha confezionato. Quante puntate sono in tutto? 10 più una. Ah, la bonus track. Ma ricca. Vabbè, c'è una bonus track. Ciocca, ma non diciamo quando. Che ha confezionato. A Natale. Dai. Che segreto è? A Natale c'è la bonus track. Va bene, ok. Si dedicata alle cerimonie di Natale. Vale. Come basta. Fermatela. Prima o poi mi sposo. Suarella che canta. Prima o poi mi sposo, il titolo del podcast. Questa è una cosa, andatevelo ad ascoltare, ci sono tutti gli step, da che uno riceve la promessa a che finisce il matrimonio, inteso la cerimonia. Sì. Dopodiché abbiamo lanciato questa iniziativa, e cioè Vale ha messo a disposizione i suoi due abiti da sposa, cioè l'abito più il cambio d'abito. Sì. E il mio abito da Migella testimone. Più Atelier Me mette due abiti nuovi a disposizione per
con suocere, testimoni, quello che vi pare, sì, la donna. Sì. E tutto il refit di tutte di questi abiti. Esattamente. Alessandra mette a disposizione la sua consulenza nell'organizzare il matrimonio. A chi? A una sposa che non ha i soldi per acquistarlo. E quindi prenotatevi o promuovetevi. Proponetevi, ecco, meglio di tutto, a pinocchiodj.it, stesso indirizzo pinocchiodj.it per tutti quelli che vogliono mettere a disposizione il proprio abito da sposa, la propria esatto, per cui fotografi, fioristi, c'è arrivata là qualunque. Sì. Raduniamo tutto là e poi rimetteremo insieme. Esattamente. Tutto. Grazie Alessandra, è andato mille tutto grazie bene? Grazie a voi. Sì. La puntata di oggi è dedicata ad Enzo che ci scrive: anch'io ho organizzato il matrimonio a sorpresa, però non si è presentata all'appuntamento. Oh, Topolone, ti si vuole molto bene. Non era dedicata a Tananai? Anche a Tananai. A domani, ciao! Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!